buonasera e benvenuti al palazzetto dello sport di Fondi. Tra poco ci sarà il conto di pallonano maschile di Serie A 1, Girone C, Banca C, Banca Popolare di Fondi e Valentino Pennava, Valevole per la sesta stagione puntata. Resta in campo per il Valentino Pennava con il numero 6, Gianluca Bettini. E con il numero 22, Costa Gaio Cesarioni. Con il numero 25, Vincenzo Filippo. Con il numero 2, Luca Luciani. Con il numero 17, Michele Moro. Con il numero 99, Marti Saldini. Con il numero 39, Antonio De Luca. Con il numero 97, Gabriele Lunders. Con il numero 7, Raul Beggelli. Con il numero 9, Giovanni Carofalo. Con il numero 14, Matteo Iacovella. Con il numero 15, Giuseppe Mancini. Con il numero 21, Luis Pedena. Allenatore, Giovanni Casta. Per l'HC, Banca Popolare di Fondi, con il numero 1, Antonio Scolone. Con il numero 20, Massimiliano Cavalli. Con il numero 60, Alessandro Roda. Con il numero 13, Cristian Alonso. Buonasera e benvenuti ai telespettatori di Fondi Web TV alla sesta giornata di Serie A1 maschile, incontro tra HC Banca Popolare di Fondi e Valentino Ferrara Benevento. Le due squadre occupano la quinta e la sesta posizione. Fondani a 4 punti in classifica, Sanniti a 2 punti. Tra i fondani
farà l'esordio questa sera il portiere italo-argentino Maxi Soliani, mentre Giacinto De Santis dovrà fare a meno ancora una volta di Francesco Rigante e Marco Lauretti, e per l'occasione anche del capitano De Torre. Per la partita inconsueto turno infrasettimanale ci sarà, scenderanno in campo anche i fratelli Gianluca e Stefano Di Manno. Arbitri dell'incontro i signori Anastasio e Zappaterreno. Vediamo il Fondi scende in campo con Antonino Scavone tra i pali. Da destra verso sinistra Conte, Matà, Pestillo, Filic, Zizzo e Dall'Aglio in posizione di pivot. Sta per iniziare l'incontro. Fondi che attaccherà in questo primo tempo dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Nelle file del Valentino Ferrara da tenere sotto controllo il bomber brasiliano Alan Pereira e il pivot arrivato quest'anno in casacca giallo-verde Raul Bargelli. Ultimi preparativi. Si parte, il Fondi in avanti, vediamo Onorato Pestillo in posizione di centrale ad orchestrare la prima azione d'attacco per l'HC Banca Popolare di Fondi. Pestillo per Dall'Aglio, Filic, Murato. Primo attacco dei padroni di casa vanificato dal muro, dal forte muro Sannita. Si ripartirà dal portiere Gabriele Randes. Pereira, Bettini, il Gaetano Bettini, da quest'anno agli ordini di Mister Nasta. Capitano De Luca. Vediamo Pestillo che segue uomo Pereira. Ancora De Luca fermato da Matà. Bargelli, Pereira, rete. Valentino Ferrara avanti. Matà apre per Conte. La rete di Capitan Luca Conte, rete del pareggio. Pereira ancora in avanti, c'è un fallo con una ammonizione per il pivot Fondano Dall'Aglio, si riprenderà il gioco da i 9 metri con Bargelli per De Luca. Bargelli, infrazione di passi e palla al Fondi. Pestillo ad orchestrare l'azione d'attacco. Matà, fallo di Bettini su Matà.
Pilic. Bargelli parte contropiede ma butta via la palla e quindi si ripartirà con una rimessa laterale per il Fondi. Scavone per Pestillo. Pestillo, Filic, Zizzo, la rete di Zizzo. Fondi per la prima volta in vantaggio al terzo minuto di gioco. Pereira si libera bene di Zizzo e però perde palla. Ancora il Fondi in avanti. Filic, Matà, Conte, ancora per Matà, Pestillo di nuovo in posizione di centrale, viene avanti il Fondi con molta calma. Filic cerca lo spunto, apre per Matà, si riprenderà dai 9 metri con Dall'Aglio, ancora per Matà, apre per Filic, il tiro di Filic e la rete. Fondi 3, Valentino Ferrara 1. Vediamo, c'è una sostituzione in casa giallo-verde, un cambio di portiere, entra il numero 99 Salvini al posto del numero 97 Randes. De Luca fermato benissimo da Filic. Abbastanza buona la difesa del Fondi, ma c'è il bellissimo gol di Pereira, seconda rete personale e seconda rete per la sua squadra. Filic non perdona. De Luca molto velocemente viene in avanti e viene fermato con un fallo e si ripartirà dai 9 metri. Siamo quasi al termine del quinto minuto di gioco. HC Fondi 4, Valentino Ferrara 2. Anche in questa fase buona la difesa del Fondi. Bettini, ancora per De Luca, il tiro, la traversa. Riparte molto velocemente il Fondi, ma Bettini intercetta il contropiede. Ripartiranno i giallo-verdi con Pereira, numero 13, Bargelli. Accorcia le distanze il Valentino Ferrara. Vediamo in questa fase di gioco Pestillo che prende il ruolo di doppio pivot al fianco di Zizzo, ancora la rete di Zizzo. Dicevamo, Pestillo al fianco di Dall'Aglio nel ruolo di doppio pivot. Mancini per Pereira. De Luca in posizione di terzino sinistro. Buona la parata di Scavone, ma c'era un fallo a favore dei beneventani. Pereira per De Luca. Ancora De Luca per Mancini. Bargelli, Valentino Ferrara è una squadra giovanissima, tra le più giovani del campionato. Buonissima la parata di Scavone, ma ancora la palla è per il Benevento. Battibecco in campo intanto tra l'ala destra del Valentino Ferrara e Andrea Dall'Aglio. Mancini per Pereira, subito Pestillo ad infastidire Pereira. De Luca, ancora un tiro da 9 metri per i giallo-verdi. Pereira, il tiro e la rete. Per ora tutte punteggio sul 5-4 per i fondani che tornano in avanti, con Pestillo tornato in posizione di centrale per Filic. Ancora Pestillo, Matà,
è la bellissima parata di Salvini. Luca Conte a raccogliere la respinta. Pestillo apre per Zizzo, per Filic, fermato da De Luca. Filic prova il tiro, viene ancora murato da Pereira, il contropiede e la rete di Bargelli per il pareggio. Ammonizione per Pereira, riparte dai 9 metri dall'aglio per Zizzo, Filic, Pestillo, Matà, Pestillo, ancora Matà, ancora Pestillo per Filic. Pestillo per Dall'Aglio, la rete di Dall'Aglio. Prima rete personale per lui. Il gioco riprenderà con un tiro dai 9 metri per gli ospiti. Pereira. E la parata di Scavone, bellissima la parata di Scavone, che nonostante la disponibilità di Soliani è ancora lui a difendere per questi primi minuti la porta dell'HC Banca Popolare di Fondi. Nel frattempo sta orchestrando l'azione di attacco Onorato Pestillo per Filic, ancora Pestillo, Filic, e la parata, bellissima la parata di Salvini sul tiro di Filic. Entrato nel frattempo il numero 17 Muoio in posizione di centrale. Pereira, il tiro è fuori, contropiede per i fondi, Pestillo, fischiato uno sfondo a Onorato Pestillo. Fase un po' confusa in questo frangente. Siamo quasi al decimo minuto di gioco, il risultato vede i fondani in avanti per 6-5. De Luca per Bettini. Bettini la parata, c'è un fallo e un'ammonizione per Filic. Pereira prepara il tiro, c'è ancora un tiro dai 9 metri per i Sanniti. Pereira scivola al centro del parquet del palazzetto di Viamola Santa Maria e gli arbitri sono costretti così a fermare il gioco. Vediamo che si è rialzato prontamente il brasiliano del Valentino Ferrara e non ci sono conseguenze per lui. Si ripartirà ancora con la palla per il Valentino Ferrara. Pereira per De Luca, Valentino Ferrara costretto ad attaccare sotto passivo. Vediamo, Pereira si prepara al tiro e perde palla. Ancora il fondo in avanti, Pestillo per Filic, prova l'azione personale, sbaglia il passaggio per Matà e riparte ancora il Valentino Ferrara.
De Luca per Bettini e la parata di Scavone, bellissima la parata sul primo palo di Antonino Scavone, che tiene ancora i suoi avanti. Pestillo ad organizzare la manovra offensiva del Fondi per Filic, ancora Pestillo per Matà, Luca Conte, Matà prova l'azione personale, scarica per Pestillo, apre per Zizzo, libera Filic e la bellissima rete all'incrocio dei pali di Filic. Questa volta non ha potuto nulla il portiere ospite Salvini contro il bellissimo tiro di Milos Filic, e il Fondi si porta avanti di due lunghezze. E costringe il tecnico ospite Nasta a richiedere il minuto di sospensione. Dicevamo già in precedenza, si tratta di una partita ricca di errori in fase d'attacco da ambo le parti, e abbiamo visto finora una buona fase difensiva da parte dei padroni di casa. Nel frattempo diamo qualche risultato delle altre partite del girone C di Serie A1 maschile. Nell'anticipo delle 17 la Lupo Rocco Gaeta ha battuto il Team Network Albatro Siracusa qui al Palazzetto dello Sport di Fondi. Quindi in classifica Siracusa fermo a 8 punti, mentre il Gaeta si è portato a 6 punti. Vediamo le squadre che tornano in campo. E si ripartirà con l'azione d'attacco in favore del Valentino Ferrara. Le due squadre si sono già incontrate in questa stagione nel trofeo Città di Fondi, la partita vinta abbastanza nettamente dai padroni di casa. Bellissima la rete di Jonas Matà, la prima personale in questo primo tempo. Risponde alla rete numero 6 messa a segno dall'ala destra Cesar per il Valentino Ferrara. Gioco fermo per permettere l'asciugatura del parquet. Minuto 14. E si riparte con il Benevento in attacco. Muoio per De Luca, ancora Muoio. De Luca spostato sull'asse destro di gioco. Buonissima la difesa di Conte che intercetta un passaggio e riparte l'azione del Fondi. Filic, Matà, vediamo ancora Pestillo in posizione di doppio pivot. Filic entra e là ancora la parata di Salvini. Riparte Bettini, rete numero 7 in favore del Valentino Ferrara.
Filic in posizione di centrale. Bellissimo il passaggio di Filic per Pestillo, che segna la rete numero 9 per i suoi, prima personale. Capovolgimento di fronte e c'è un fallo. Pereira, Moio, ancora Pereira per De Luca. Pereira in questa fase di gioco in posizione di centrale, che si scambia, ecco, con Moio e torna nella sua posizione di terzino sinistro. Moio prova ad entrare, c'è la buona difesa di Matà, ancora Pereira, De Luca, passaggio no look per Bargelli, fermato da Filic. La bellissima rete di Pereira. Matà fermato fallosamente da Bettini, si ripartirà dai 9 metri. Dall'aglio per Pestillo, Filic. Ancora Pestillo, Matà. Pestillo, ancora Matà. Filic, Zizzo. Filic per Dall'aglio, fermato fallosamente da Cesar. Gioco interrotto per asciugare il parquet. Diciamo che non è una partita esaltante come è stata quella, l'ultima giocata in casa dall'HC Banca Popolare di Fondi contro i vice campioni della Junior Fasano. Si riprende con Dall'aglio per Filic. Pestillo prova ad entrare, apre per Filic. Dall'aglio recupera. Matà in posizione di terzino destro, apre per Conte. Conte, la rete bellissima di Luca Conte. E viene subito velocemente in avanti il Valentino Ferrara con Pereira. Cesar, Pereira. Vediamo la marcatura quasi a uomo di Pestillo su Pereira, al quale viene fischiata un'infrazione di passi. Vediamo pronti i fratelli Di Manno ad entrare in campo. Filic, Matà, Filic, Pestillo, ancora Filic, prova lui ad entrare. Un fallo e un tiro dai 9 metri. Dall'aglio Filic, Pestillo, Filic in posizione di centrale, apre per Matà. Conte, Matà, Filic, Pestillo, ancora Filic, Matà, la bellissima rete di Jonas Matà, sotto passivo, tenta il tiro e segna. Vediamo Mancini che entra e apre per Bettini, la rete di Bettini che accorcia ancora le distanze. Nel frattempo Zizzo, il pallonetto di Zizzo. Vediamo che si sta velocizzando molto il gioco e gli attacchi hanno la meglio sulle difese. Ancora Bettini, la rete. Nel frattempo Nasta cambia ancora il portiere, torna tra i pali Randes, il siciliano Randes, al posto di Salvini. Vediamo la sostituzione anche per il Fondi. Entra Gianluca Di Manno in posizione di centrale al posto di Onorato Pestillo.
Gianluca Di Manno, prova lui per Filic. Filic, il muro, ospite, devia in angolo. Tiro d'angolo, Luciano Zizzo. Si riparte da Gianluca Di Manno per Filic. Ancora Gianluca Di Manno. Matà, Di Manno. Filic, prova lui, apre per Di Manno. Bellissimo il passaggio per Dall'Aglio, ma c'è il contropiede degli ospiti con Bargelli che non perdona e mette a segno la rete numero 11. Nel frattempo entra anche l'altro Di Manno, Stefano, al posto di Andrea Dall'Aglio, a prendere la sua consueta posizione di pivot. Filic, Gianluca Di Manno, Filic, Matà, entra la rete. Buona la prova fino a questo momento dell'alto atesino Jonas Matà. Diciamo che rispetto alle gare precedenti si sta sbloccando un po' il giovanissimo classe 98 prelevato dal Merano. Pereira, il tiro e la rete di Pereira. È pronto allo esordio in maglia rosso-blu il portiere italo-argentino Maxi Sogliani, entrato al posto di Antonino Scavone. È un'altra HC Banca Popolare di Fondi rispetto a quella vista nelle prime 5 giornate. Matà per Filic, seguito a uomo da De Luca. Palla per Stefano Di Manno. Filic, da ripetere ancora Filic, prova ad entrare, il fallo di sfondo fischiato a Filic e l'azione d'attacco veloce del Valentino Ferrara con Cesar. De Luca per Bettini, ma De Luca sbaglia il passaggio, anche ostacolato dall'arbitro di fondo, e grazie il Fondi e si riparte con un'azione d'attacco con Gianluca Di Manno ad organizzare la manovra offensiva. Gianluca Di Manno, Filic, non si capiscono Matà e Gianluca Di Manno, parte il contropiede, Bettini contro Sogliani e la rete di Bettini, non può nulla Sogliani contro il giovane Pierluca Bettini, e il pareggio, la rete del pareggio, 13-13 al 22esimo minuto di gioco. Di Manno, Matà, si riparte da Stefano Di Manno per Gianluca Di Manno. Matà, ancora Gianluca Di Manno, e tenta la giocata che spesso hanno fatto nel corso degli anni fratelli Di Manno, e guadagna un tiro di rigore Stefano Di Manno. Dai 7 metri Filic contro Randes. Filic e la rete, Fondi di nuovo in avanti. Parte veloce Pereira, il tiro, ah, peccato perché Sogliani tocca, ma c'è comunque la rete
del brasiliano Pereira, arrivato alla sesta realizzazione personale. Filic, Gianluca Di Manno, Matà, Gianluca Di Manno, Filic, per Gianluca Di Manno che tenta il tiro e la rete, prima rete della partita e prima rete stagionale per Gianluca Di Manno. Il quale viene sostituito in fase difensiva da Onorato Pestillo. De Luca tornato in posizione di terzino, sì, perde palla Pereira nel frattempo e riparte il Fondi con Filic, Matà per Conte, non trova lo spazio Conte e quindi ricomincia da Filic, apre per Zizzo, Luciano Zizzo, il palo, ancora Zizzo, però viene fischiato un'infrazione in attacco e riparte il Valentino Ferrara con De Luca, la parata di Sogliani, la prima bella parata di Maxi Sogliani in maglia rosso-blu. Gianluca Di Manno per Filic, Filic e la rete di Milos Filic da posizione di centrale, parte velocissimo Mancini e ancora Sogliani, la bellissima parata fa esplodere il Palasport di Fondi. De Luca per Mancini, ancora De Luca, Pereira, il tiro e la rete di Pereira. Ventiseiesimo minuto di gioco, Fondi conduce per 16-15, gara molto equilibrata. Con il Fondi che prova ad allungare, il Valentino Ferrara che subito accorcia le distanze. Si riparte con Matà, Conte, Matà per Gianluca Di Manno, Filic. Ancora Gianluca Di Manno per Matà. Filic prova ad entrare, apre per Pestillo. Fallo in attacco di Pestillo e parte contropiede. Bargelli contro Sogliani. La rete di Bargelli e il pareggio del Valentino Ferrara. 16-16. Abbastanza confuse in questa fase di gioco le azioni d'attacco da parte dei padroni di casa. Stefano Di Manno per Conte e la parata di Randes che dice di no a Luca Conte. Pereira per Mancini, ancora Pereira, De Luca, Bettini per De Luca, fallo in avanti, capitan Conte per Di Manno, Pestillo e la rete di Onorato Pestillo che porta ancora in avanti i suoi. Pereira per Mancini, ancora Pereira per De Luca, Pereira stabilmente adesso in posizione di centrale, Bargelli, Mancini, De Luca, buonissima la difesa da parte di Stefano Di Manno e il contropiede intercettato da Pereira e quindi ancora in avanti Mancini che entra e la rete del pareggio, prima rete per Giuseppe Mancini. In casa Fondi si fanno sentire
un po' l'assenza di Capitan De Torre e soprattutto del centrale, del regista Francesco Rigante, ormai box da diverse settimane. Intanto Filic per Pestillo, non trova lo spazio e riparte da Filic, chiuso ottimamente da De Luca. Sotto passivo il Fondi, Gianluca Di Manno, la difesa del Valentino Ferrara, il contropiede di Bargelli, ancora un contropiede, ancora la rete di Bargelli che porta ancora in avanti i suoi. 17-18. Matà, Luca Conte, Matà, Gianluca Di Manno, Filic, Gianluca Di Manno, Matà. Ancora il muro e la parata di Randes, ma la palla era già uscita e quindi si ripartirà con il Fondi in avanti e mister Giacinto De Santis a richiedere il time out, minuto di sospensione. È una partita che il Fondi ha condotto in questa prima frazione di gioco dall'inizio fino al minuto 28. Poi diverse disattenzioni in fase offensiva e è venuto avanti il Valentino Ferrara, che conduce in questo momento per 18-17. Sta per riprendere il gioco, si ripartirà con il Fondi in avanti. Con Luca Conte. Per Gianluca Di Manno, Filic, Zizzo, Filic, Gianluca Di Manno, Matà, Stefano Di Manno, ancora Matà, per Filic, che apre per Conte, benissimo, la rete di Luca Conte, il pareggio del Fondi. Terza rete personale per Luca Conte. Valentino Ferrara che attaccherà l'ultimo, presumibile ultimo pallone del primo tempo, con Pereira per De Luca, Pereira, Mancini, Pereira, il tiro e la parata di Sogliani e il contropiede del Fondi, fallo di Bargelli su Di Manno. Bellissima la parata di Sogliani. Sarà un tiro franco. Tiro franco nelle mani di Jonas Matà. E si conclude sul 18 pari il primo tempo. A risentirci tra 10 minuti circa. Ben trovate telespettatori di Fondi Web TV. Iniziato il secondo tempo tra HC Banca Popolare di Fondi e Valentino Ferrara Benevento. Prima frazione di gioco conclusa con il punteggio di 18-18. Prima azione per il Valentino Ferrara con Mancini. Onorato Pestillo intercetta per Dall'Aglio,
la rete di Dall'Aglio. Pereira per gli ospiti, viene avanti e viene fermato con un fallo. Bargelli per Pereira, ancora De Luca per Mancini. Mancini prova ad incuniarsi nella difesa rosso-blu, ma viene fermato da Filic. Pereira, il tiro e la rete, ottava personale. Dall'Aglio per Zizzo, fondi in avanti. Filic, Conte, Matà, Pestillo in posizione di centrale. Nel secondo tempo gli uomini di Giacinto De Santis sono scesi in campo con la formazione che ha iniziato questo match, con Pestillo centrale. Abbiamo Filic, prova ad entrare Filic, fallo di De Luca su Filic, tiro dai 9 metri. Dall'Aglio per Filic, Pestillo che perde palla, Randes fa partire l'azione d'attacco, Pereira marcato da Pestillo, Pereira che perde palla e Zizzo si invola. 2 minuti per Pereira, condotta antisportiva del brasiliano del Valentino Ferrara, e tiro dai 7 metri in favore dell'HC Banca Popolare di Fondi. Dalla linea dei 7 metri Zizzo contro Randes. Zizzo il palo e riparte in inferiorità numerica in attacco il Valentino Ferrara, con Muoio che prende il posto di Bargelli. De Luca, Mancini, Cesar, Mancini, Muoio, palla per i fondi, fase molto confusa della gara. Matà prova ad entrare, il tiro di Matà e la rete, numero 4 per Jonas Matà. Ripartenza veloce del Valentino Ferrara con Pestillo che ferma con un fallo il suo avversario diretto a rete. De Luca per Cesar, Muoio prova ad incuniarsi nella difesa fondana ma viene ben fermato da Matà. Giallo Verdi sotto passivo, De Luca infrazione di passi, Pestillo, Filic apre per Conte, Conte la rete del più 2 per il Fondi, 21-19. Bettini per Muoio, De Luca, Mancini, ancora De Luca, Muoio prova ad entrare, apre per Bettini, la bella parata di Scavone, rimessa laterale per il Valentino Ferrara, rientra intanto Pereira e ristabilita la parità numerica. De Luca fermato dalla difesa fondana. Bargelli per Pereira, Cesar, peccato, Scavone tocca ma è comunque gol. Rete numero 2 per Cesar e Valentino Ferrara
a meno uno. Filic ad orchestrare l'azione dei suoi per Zizzo. Pestillo in posizione di centrale per Matà. Pestillo, Filic prova ad incunearsi il palo, anche sfortunata in questo frangente di gara l'HC Banca Popolare di Fondi. Pereira che scavalca Pestillo, tira e segna la nona rete personale, la ventunesima per il Valentino Ferrara, ed è pareggio. Dicevamo, Fondi anche un po' sfortunato in questa fase di gioco, dopo aver colpito due legni con Zizzo con un tiro dai 7 metri e con Filic dopo una bella azione personale. Gioco fermo per permettere l'asciugatura del parquet, si riprenderà con il Fondi in avanti. Pestillo, Matà, Conte, Matà, Pestillo per Dall'Aglio, Filic. Matà viene fermato fallosamente da Bettini. Al quale viene assegnata anche un'esclusione per due minuti. La seconda nel giro di pochi istanti dopo quella di Pereira. E presumibilmente gli ospiti dovranno giocare in inferiorità numerica per i prossimi due minuti. Si riprenderà con un tiro dai 9 metri con Andrea Dall'Aglio. Per Matà, Pestillo, Filic, Pestillo, Dall'Aglio, Filic, Matà. Per Filic che apre per Zizzo. Zizzo, la rete bellissima sul secondo palo. Fondi che rimette la testa avanti. E Valentino Ferrara in inferiorità numerica. Vediamo inoltre che in questa fase Pestillo segue a uomo il brasiliano Pereira. Autentico mattatore dell'incontro con 9 reti personali. Nel frattempo Cesar viene fermato da Dall'Aglio. Pereira, Mancini in posizione di centrale, viene fermato da Filic. Pereira prova ad entrare, fermato con un fallo da Matà. Si ripartirà dai 9 metri. Bargelli per Pereira. Ancora Valentino Ferrara in avanti. Palla per De Luca in posizione di centrale. Prova ad entrare e viene fermato da Filic. Pereira. Ancora un fallo. Battibecco tra Pereira e Dall'Aglio. Valentino Ferrara sotto passivo, Pereira presumibilmente tirerà. De Luca sotto passivo, il tiro, la parata di Scavone. Si riparte con il Fondi in avanti. Matà, ristabilita nel frattempo la parità numerica, è rientrato Bettini nel Valentino Ferrara. Pestillo per Filic. Prova Filic, ma il suo tiro finisce alla sinistra di Randes e riparte il Valentino Ferrara con Pereira. Per Cesar che perde l'occasione di andare al tiro. Si riparte con Filic in posizione di centrale e Pestillo
spostato nella posizione di doppio pivot. Zizzo per Filic, nono minuto di gioco. HC Banca Popolare di Fondi 22, Valentino Ferrara 21. Matà per Filic, fermato con un fallo. Tiro da 9 metri. Dall'aglio per Filic, ancora lui. Il tiro di Filic e la parata di Randes. Contropiede, De Luca apre per Cesar. Cesar e la rete del pareggio per il Valentino Ferrara. Molto veloce Zizzo per Pestillo, che entra in area e sigla una bellissima rete. Ancora Onorato Pestillo che si immola, ma Mancini riesce a servire Randers e fa ripartire i suoi. Pereira entra, esclusione per 2 minuti nei confronti di Matà. E tiro dai 7 metri per gli ospiti. Vediamo Pereira ancora dolorante a terra. Ma eccolo che prontamente si rialza. Fondi che presumibilmente per i prossimi 2 minuti giocherà in inferiorità numerica. Bettini ha tra le sue mani la palla del pareggio. Bettini contro Scavone. La rete del pareggio siglata da Bettini, quinta rete personale. In inferiorità numerica Giacinto De Santis sostituisce Scavone con Gianluca Di Manno e giocherà con il portiere di movimento. Filic per Gianluca Di Manno, dall'aglio Filic. Prova l'azione personale, fermato da Bargelli. Si riparte con un tiro dai 9 metri per il Fondi, dall'aglio Filic. Per Gianluca Di Manno, Pestillo. Fase molto confusa, Filic, infrazione di passi e contropiede per il Valentino Ferrara. Buona la difesa di Pestillo su Bettini, Bargelli, Mancini, la rete del vantaggio per il Valentino Ferrara. Seconda rete personale per il giovanissimo Mancini. Siamo nel 12° minuto del secondo tempo. Il Valentino Ferrara conduce qui a Fondi per 24-23. Ancora una volta il Fondi attaccherà in parità numerica con Luca Conte, che ha preso il posto di Antonino Scavone. Come dicevamo già nel primo tempo, è una partita soprattutto da parte dell'HC Banca Popolare di Fondi molto confusa in fase di attacco. Riprende il gioco con Dall'aglio, Pestillo, Conte, Pestillo, Gianluca Di Manno, Filic, Di Manno, ancora Filic per Zizzo. Filic prova ad entrare, apre per Gianluca Di Manno, Luca Conte. La palla per Filic, entra Filic e la rete del pareggio firmata da Miloš Filic. Sesta rete personale. Bargelli, difesa fondana disattenta in questa occasione, ed è la rete del nuovo vantaggio
da parte dei gialloverdi. Sesta realizzazione personale per il pivot Bargelli. Cambio tra i pali nell'HC Banca Popolare di Fondi, fuori Scavone, dentro Soliani con il numero 16. Gianluca Di Manno prova il tiro, fermato da Randes, e si ripartirà con un attacco del Valentino Ferrara. Pereira ancora una volta a terra. A nostro avviso serve più concentrazione da parte dei giocatori di Giacinto De Santis se vogliono portare a casa i due punti. Intanto il Valentino Ferrara in avanti con Mancini per De Luca, per Bargelli, la parata di Soliani, Bettini, la bellissima rete a pallonetto di Pierluca Bettini. Più due, massimo vantaggio per gli ospiti. Luca Conte per Zizzo, che entra, la bellissima parata con la mano di richiamo da parte di Randes. Sugli scudi il portiere siciliano dall'anno scorso in casacca giallo-verde, e il Valentino Ferrara ancora in avanti. Mancini per Cesar, ancora Mancini per De Luca, fermato da Filic. Pereira, la rete del più tre per i suoi, decima rete personale. Siamo a metà secondo tempo e il Valentino Ferrara conduce qui a Fondi per 27-24, e Giacinto De Santis richiama un time out. Ancora 15 minuti per le speranze dell'HC Banca Popolare di Fondi di riprendere il Valentino Ferrara, che prova la prima fuga. Ricordiamo, già lo scorso anno i Sanniti hanno espugnato il Palasport di Fondi nella prima giornata di campionato. Il gioco riprenderà con il Fondi in avanti. Filic per Pestillo, che predica calma. Matà, Pestillo, ancora per Matà, Pestillo, Filic, Zizzo, Filic per Pestillo, Matà, Pestillo per Dall'Aglio, disturbato nel momento del tiro, e il tiro che va alla sinistra di Randes. Il Fondi non riesce più a segnare. Con calma il Valentino Ferrara viene in avanti. Mancini per De Luca, Mancini ancora lui per De Luca, fermato con un fallo da Matà. Tiro da 9 metri, Bargelli per Pereira. Bellissima l'apertura di De Luca, la rete di Bettini. Due minuti
nei confronti dell'ala Pierluca Bettini, che dopo la bellissima rete messa a segno è andato con un faccia a faccia contro il pivot fondano Dall'Aglio, e Valentino Ferrara che giocherà per i prossimi due minuti in inferiorità numerica. Valentino Ferrara che però conduce per 28 a 24 contro un HC Banca Popolare di Fondi spenta, veramente spenta. Matà per Filic, apre per Zizzo, ancora un palo, sembra non entrare più la sfera nella rete difesa, nella porta difesa da Arandes. Ed ecco il cambio visto più volte in questa partita, Muoio per Bargelli e Valentino Ferrara ancora in avanti con Pestillo in marcatura su Pereira, prova Cesar ma il suo tiro finisce alla destra di Soliani. Ancora in avanti il Fondi, Filic per Matà, Filic non trova lo spazio per attaccare il Fondi, piede da parte di Giuseppe Mancini, scusate, e due minuti anche per lui, doppia inferiorità numerica per il Valentino Ferrara e cambio per il Fondi con Gianluca Di Manno che prende il posto di Onorato Pestillo in posizione di centrale. Filic per Di Manno, Conte, la rete di Conte, cerca pian piano di accorciare le distanze l'HC Banca Popolare di Fondi, deve approfittare di questa doppia inferiorità numerica se vuole portare a casa i due punti. De Luca per Cesar, ci sembrava infrazione di passi appunto fischiata a De Luca, Dall'Aglio per Zizzo, la parata di Randes su Zizzo sta letteralmente facendo la sua parte il giovanissimo portiere siciliano, diciamo che ha peccato anche un pochettino di lucidità qui Luciano Zizzo. Poteva essere la rete del meno 2 del 28 a 26, invece adesso vediamo ancora Valentino Ferrara in avanti, mentre Bettini ha ripreso il suo posto. Fondi in avanti con Gianluca Di Manno per Filic, autostrada per Filic e la rete del 26 a 28, settima rete personale per il giocatore serbo. Ancora con un uomo in meno in avanti il Valentino Ferrara, Bargelli per De Luca, Pereira ancora marcato a uomo da Pestillo e Bettini seguito a uomo da Conte. Mancini appena rientrato in campo, ristabilita la parità numerica e time out richiesto dal tecnico Nasta per organizzare questa azione d'attacco per i suoi. Il Fondi diciamo che ha approfittato a metà di questa doppia inferiorità numerica, ha recuperato soltanto due lunghezze e quando siamo al 19° del secondo tempo il Valentino Ferrara conduce per 28 a 26.
gioco riprenderà con il Valentino Ferrara in avanti. Nel frattempo è entrato nel terreno, sul terreno di gioco, Stefano Di Manno al posto di Dall'Aglio. Pereira per Mancini, ancora Pereira, De Luca fermato ottimamente da Stefano Di Manno, ancora dai 9 metri, Bargelli per Pereira, De Luca, il tiro di De Luca fuori, Filic, Stefano Di Manno per Matà, Filic ancora, Filic molto indeciso sul da farsi, Filic ancora per Zizzo, ancora per il serbo, Filic per Stefano Di Manno, la bellissima rete di Stefano Di Manno, anzi no, è stata fischiata un'infrazione alla difesa del Valentino Ferrara e tiro dai 7 metri per i padroni di casa. Filic contro Randes. Filic. È la rete di Filic che accorcia le distanze. Fondi 27, Valentino Ferrara 28. Adesso è un altro Fondi in campo. Mancini per De Luca, Cesar, Mancini in posizione di centrale, Pestillo che segue sempre a uomo Pereira, De Luca, bellissima la difesa di Pestillo, peccato quasi l'intervento provvidenziale di Soliani, ma è De Luca che segna la sua rete, prima rete personale e numero 29 per gli ospiti. Ancora un tiro dai 7 metri per l'HC Banca Popolare di Fondi e l'esclusione per 2 minuti per il capitano ospite De Luca. Siamo entrati nel 21esimo minuto di gioco, 9 minuti al termine di questo turno infrasettimanale di Serie A1, sesta giornata, girone C. Nel frattempo è entrato Salvini al posto di Randes, Filic dalla linea dei 7 metri, la traversa, ancora Filic, ancora un fallo, fermato fallosamente. Zizzo per Filic, che ha perso l'occasione di portare a meno uno i suoi. Gianluca Di Manno per Filic. Matà, ancora Gianluca Di Manno, Stefano Di Manno. Matà per Filic. Il tiro di Filic e la bellissima rete che va a farsi perdonare il rigore sbagliato. E il Fondi si riporta a meno uno. Nel frattempo Randes torna a difendere i pali del Valentino Ferrara. Ancora Pestillo che marca uomo Pereira, Bargelli nell'inconsueta posizione di terzino, ecco che va a prendere la sua posizione originale di pivot, perde palla il Valentino Ferrara in avanti, buon intervento difensivo di Pereira, il quale rimane a terra. Diciamo che più o meno è la terza, quarta volta che il brasiliano del Valentino Ferrara rimane fermo a terra e poi riprende
la sua posizione, riprende a giocare e soprattutto a segnare, visto che ha messo a segno 10 reti. Ventiduesimo minuto di gioco, Valentino Ferrara avanti per una lunghezza, 29-28. Gioco molto spezzettato, molto frammentato in questa fase. Si riprenderà dal fondo con Randes. E vediamo Pereira che rientra in campo. E viene puntualmente beccato dai fischi del pubblico fondano. Bettini, Mancini, ancora Bargelli, Pereira ancora marcato uomo da Pestillo, Mancini, Bargelli per Bettini che supera Conte ma tocca la linea dei 7 metri. E il Fondi va in avanti con Gianluca Di Manno. Per Stefano Di Manno è ancora un tiro dai 7 metri. Ancora un'infrazione di Pierluca Bettini. E vediamo chi si incaricherà di andare dalla linea dei 7 metri. È Stefano Di Manno che cercherà di battere il portiere Randes. 22 minuti e 29 secondi di gioco. Fondi 28, Valentino Ferrara 29. Stefano Di Manno dai 7 metri contro Randes e la rete di Stefano Di Manno e il pareggio del Fondi 29-29. L'abbiamo detto prima, è un altro Fondi quello visto in campo negli ultimi 6-7 minuti di gioco. Mancini per Cesar, ancora Mancini, Pereira. La bellissima rete del brasiliano Filic, Bargelli a uomo su Filic, Di Manno, Filic, ancora Valentino Ferrara avanti, Zizzo per Filic, Gianluca Di Manno, Matà, Fondi che gioca molto sull'asse sinistro con Filic e Zizzo, Stefano Di Manno per Matà, ancora Filic da posizione centrale. Entra Filic, ancora un tiro dai 7 metri. Presumibilmente sarà ancora Stefano Di Manno a portarsi sulla linea dei 7 metri. Ancora un cambio tra i pali per il Valentino Ferrara. Rientra Salvini al posto di Randes. Di Manno. E ancora la rete di Stefano Di Manno. La rete del 30 pari. Parte veloce il Valentino Ferrara. Scusate. De Luca. Si libera molto abilmente di Stefano Di Manno e mette a segno la sua seconda rete. Filic, infrazione di passi, fischiata al serbo e Valentino Ferrara può respirare e riportarsi in avanti. De Luca per Cesar. Ancora Cesar per De Luca, Stefano Di Manno lancia Onorato Pestillo e la rete di Pestillo. Stefano Di Manno si fa perdonare l'errore difensivo di prima.
e il pareggio ancora del Fondi con la rete di Onorato Pestillo, quarta rete personale. 5 minuti al termine dell'incontro, saranno 5 minuti di fuoco. Mancini, De Luca, Muoio, ancora il numero 39 De Luca, prova ancora a superare Di Manno, Muoio per Mancini, ancora per De Luca, quale entra, è Soliani! Ci è sembrata una fischiata un po' dubbia, diciamo, dopo essere andato al tiro e dopo la parata di Soliani, stava per ripartire il contropiede del Fondi ed è stato fischiato il rigore in favore del Valentino Ferrara. Con Pierluca Bettini sulla linea dei 7 metri contro Soliani. E la rete di Bettini del 32-31. Rigore un po' dubbio a nostro avviso. Ottava rete anche per Pierluca Bettini. E Fondi costretto ancora ad inseguire. Matà, Gianluca Di Manno per Stefano Di Manno. Per Matà, Filic. Matà apre per Conte. Conte, la parata di Randes. Randes che tiene in piedi i suoi. Diciamo che l'uomo partita è proprio lui. La buonissima difesa di Gianluca Di Manno che purtroppo tocca la palla con il piede. E si ricomincia con un tiro dai 7 metri per il Valentino Ferrara. Mancini per Muoio. De Luca, Muoio, Mancini. Il tempo scorre, il Valentino Ferrara ancora in avanti. Zizzo parte in contropiede. Fallo Conte. Fermato fallosamente da Pereira. Hanno buttato via ingenuamente la palla gli ospiti. Filic per Gianluca Di Manno. Gianluca Di Manno. Filic, Gianluca Di Manno. Prova ad entrare, apre per Filic. Bellissimo il passaggio. Ancora un fallo. Bellissimo il passaggio no look da parte di Filic per Stefano Di Manno. Mancano 2 minuti e mezzo al termine dell'incontro e il Valentino Ferrara conduce per 32-31. Si riprenderà con un tiro dai 9 metri in favore dei rossoblù con Stefano Di Manno. Per Gianluca Di Manno, Matà, ancora Gianluca Di Manno, Filic, Zizzo, Filic, per Stefano Di Manno, ancora fermato fallosamente dal numero 17 Muoio, e ancora un tiro dai 9 metri, passa il tempo e il Fondi deve ancora recuperare. Gianluca Di Manno prova ad entrare, ancora un fallo. Stringono le maglie in fase difensiva i giocatori guidati da coach Nasta. Gianluca Di Manno, c'è Filic, ancora un fallo subito da Zizzo. Stefano Di Manno per Filic, Gianluca Di Manno, fermato il cronometro per permettere la scioccatura del parquet del Palasport di Fondi. Mancano 90 secondi al termine dell'incontro e il punteggio è ancora fermo sul 32-31 in favore degli ospiti. Gianluca Di Manno, Matà, ancora Gianluca Di Manno per Stefano Di Manno, ancora per Matà. Filic marca da uomo e quindi Gianluca Di Manno sbaglia il passaggio decisivo e parte il contropiede del Valentino Ferrara. Bettini e la rete del 33-31, siglata da Bettini.
ancora un tiro da 7 metri in favore dell'HC Fondi, ma manca un minuto. E forse è ormai troppo tardi per recuperare questa partita. Mentre Mister De Santis richiede un altro minuto di sospensione. Un HC Banca Popolare di Fondi a corrente alternata, era andata sotto anche di 4 lunghezze, era riuscita a riprendere la partita ed ora si trova ad un minuto dalla fine, costretta a rincorrere gli ospiti avanti di 2 lunghezze. È difficile, molto difficile riprendere questa partita, ma non impossibile. Si riprenderà con un tiro dai 7 metri in favore dell'HC Fondi. Si porta sulla linea Stefano Di Manno, il capitano di tante battaglie. Stefano Di Manno ancora contro Randes. E la rete di Stefano Di Manno. Manca pochissimo, è il Fondi, pochissime le speranze per il Fondi per riacciuffare il Valentino Ferrara. Muoio, infrazione di passi, Zizzo, contropiede di Zizzo, la parata di Randes, parapiglia. Zizzo che si era fatto ancora una volta ipnotizzare da Randes. C'è stato un time out richiesto. Non abbiamo capito chi ha richiesto il time out e come si riprenderà al termine di questo minuto di sospensione. Mancano 30 secondi al termine di questo incontro e il Fondi è costretto a rincorrere il Valentino Ferrara. Si riprenderà presumibilmente con una rimessa dal fondo in favore del Valentino Ferrara. Anzi, addirittura con un tiro dai 9 metri. Gli arbitri hanno fatto giocare altri 30 secondi e dopo hanno fischiato un tiro dai 9 metri per il Valentino Ferrara. Si riprende con il Fondi in avanti, ultima azione di gioco, Zizzo per Filic. Il Valentino Ferrara vince a Fondi, ma negli ultimi 5 minuti non si è capito che cosa sia successo alla coppia arbitrale.